Adesso ci occupiamo del pranzo. Ho messo un bel po' d'acqua, siamo oltre i 700 ml. Ho messo più di 700 ml di acqua, un limone spremuto intero e due filtri di questa tisana che a me piace tantissimo, del marchio L'Angelica. Rientra tra le tisane fredde preferite. All'interno c'è ananas, mate e ciliegio. Non fate caso alla scritta drenante anti-shell, sono tutte stupidaggini, puro marketing. L'ho acquistata perché mi piace, l'ho acquistata per il sapore, non per il disclaimer che peraltro mi fa proprio ridere. Ho detto che ho messo due filtri, sì, ho messo questi due filtri e adesso vado a mettere, mentre preparo il pranzo che vi avviso è una cosa velocissima, praticamente un assemblaggio, vado a mettere questo nel surgelatore. Io la protagonista del pranzo è questa piadina integrale, è tra le mie preferite. Con olio extravergine d'oliva la trovate al Deco. Sfogliata arrotolabile, infatti è bella morbida, non è assolutamente dura né croccante. Se amate quella versione, non acquistate questa. Questa è bella morbida. Gli ingredienti sono molto buoni e non hanno nessun ingrediente di origine animale. Scusate, io l'ho preciso semplicemente perché a volte cerco di anticipare le domande che ricevo sotto ai video. Melania, cosa c'è all'interno della piadina? Ora vi faccio vedere che gran impegno devo mettere per assemblare il tutto. Vado a tagliare la piadina fino al centro perché poi farò questo lavoro dritta così. Non la riscaldo, non esiste. Guardate, la situazione è molto complicata. Allora, metto del pomodoro, classico pomodoro per insalata. Aggiungo un po' di sale, un po' di origano e un filo di olio. Olio, metto dell'olio evo. Dell'olio d'oliva extravergine. Una puntina proprio di tahina. Ok. Qualche pomodoro secco. Io prendo quelli piccolini, ossia i ciliegini. Volevo fare un video cosa mangio in un giorno perché me li chiedete su Instagram, e però ho detto ma io non ce la faccio, fa troppo caldo. Voglio dire, nella vita di tutti i giorni aggiungo della rucola, nella vita di tutti i giorni assolutamente mi piace tantissimo preparare, cucinare, proprio mi piace tanto, ma quando fa il caldo di questi giorni io voglio cercare di mangiare bene, ma allo stesso tempo di essere super veloce, perché vicino ai fornelli non si può stare letteralmente. Melania, sicuramente me lo chiederete, Melania, come sostituisci la piadina con tutti i tipi di cereali? Patate lesse, qualsiasi tipo di cereale in chicco, pasta, insomma, qualsiasi cosa. Oggi ho preso la piadina, ma di solito quando voglio mangiare in velocità senza accendere i fornelli, mangio il pane. Cioè, il pane è sacro, molti lo demonizzano, non si sa perché, ma il pane è uno spettacolo. Poi metto due olive. Ok, potrei mettere anche della cipolla fresca, ma mi scoccia.
Mi scoccia tagliare la cipolla, cioè guardate, eh. Ma questo è un canale di verità, pesce fritto e baccalà, è a fuoco oppure no? Sì. Poi, come proteina, vado a mettere un affettato veg, un affettato vegetale, vegano, scusate. Questo l'ho preso un po' di tempo fa, non mi ricordo dove l'ho preso, non me lo ricordo, se al Deco Gourmet Experience, se da Lidl, non me lo ricordo, se... No, questo l'ho preso da Ipercop, la versione delicata, trovate anche altre versioni. I cibi lavorati li consumo una volta a settimana, a volte una ogni 2 settimane, oppure una ogni 3 settimane, dipende, ok? Perché mangiare in modo vegano, ma vegano quello fatto bene, quindi seguire un'alimentazione vegana fatta bene, non solo per tutelare gli animali, ma anche per mangiare prodotti equilibrati e fare un'alimentazione equilibrata e sana significa mangiare cibi meno lavorati e processati possibili, altrimenti non ha assolutamente senso, per quanto mi riguarda, proprio come è strutturata, non ha assolutamente senso farla. A meno che una persona dice io voglio mangiare in modo vegano solo ed esclusivamente per tutelare gli animali, allora quello è un altro discorso. Fatta questa doverosa premessa, vado a mettere questo affettato che non conosco, quindi spero che sia valido. Lo vado a mettere qui. Ok. Mi sa che adesso non si chiude più la piadina. L'ho assaggiata, devo dire che è molto buona. Il sapore, niente, non si chiude. Ho combinato un macello, guardate che cosa ho combinato. Ma a noi non interessa, perché a noi interessa la sostanza e soprattutto la verità. Mamma mia, ho una fame pazzesca. E dicevo, è buona, non mi fa, diciamo, proprio impazzire, nel senso preferisco a questo i fagioli, per esempio, o un hummus di ceci, però diciamo che ricorda vagamente il sapore della mortadella. Aspettate un attimo perché qui sto combinando un macello, perché voi vedete davanti ma non sapete cosa c'è dietro. Allora, metto la mia acqua ghiacciata, sto combinando un macello. Acqua ghiacciata con limone, non faccio tutti questi guai, eh. Semplicemente sto registrando e vabbè, lasciamo bene. Abbiate pietà di me. Questo è il mio pranzo in super velocità. Guardate, ho impiegato qualche minuto in più proprio perché sto facendo le riprese, altrimenti avrei impiegato ancora meno tempo. Se ho fame, ma credo di sì, mangerò qualche chicco d'uva. Vi faccio vedere però con quale consistenza. Buon pranzo se stiamo pranzando, o meglio, se state pranzando insieme a me. Comunque è buonissima, eh? È qualcosa di fenomenale, spaziale. Potete anche mettere un pochino di pesto. Dopo questo pranzo super elaborato, mamma mia, ho il cervello così tutto spappolato perché mi sono concentrata, applicata troppo. Uva. Vediamo se si è indurita per bene. No, ci vuole ancora un pochino. Diciamo che è qualcosa di spettacolare. Almeno a me piace moltissimo. E ancora no, si deve ancora congelare. Peccato, perché vi volevo far vedere l'uva super croccante. Comunque, cerco di spiegarlo in velocità. Prendete chicchi d'uva. Li togliete dal suo ramicello, la lavate e poi la scolate, la mettete all'interno di un contenitore. Mi raccomando, deve essere un contenitore che si chiude bene ermeticamente e mettete l'uva a surgelare. Quando l'uva si surgela, diventa un mini sorbetto, cioè un sorbetto così tondeggiante. Saporito, dolcissimo, gustoso, dissetante e
soprattutto rinfrescante, a tal punto da gelarvi completamente il palato. Io ve lo dico, ve lo sottolineo, a me personalmente piace tantissimo. L'ho visto un po' di tempo fa su internet, su Instagram, ho visto due o tre reel di persone che consigliavano questo metodo. Ho detto no, ma cosa fanno? Ma no. Poi ho pensato, ma Melania, prova, se non ti piace così, la prima volta che io ho surgelato l'uva, ho messo 5-6 chicchi d'uva a surgelare per vedere se potesse incontrare i miei gusti. Con somma sorpresa, mi piace tantissimo. Quindi qualche chicco d'uva dovrebbe essere surgelata, facciamo finta che è già surgelata, anche se non arriva ad essere proprio surgelata, ma siamo lì, è comunque molto molto buona. Mi è venuta voglia di mangiare un quadratino di cioccolata. Questa mi piace molto, la trovate da Eurospin, appartiene alla linea Amo essere bio, cioccolato fondente al 70%. Come potete notare dagli ingredienti è vegana, quindi sappiate che potete comprarla chi segue un'alimentazione vegana o semplicemente chi vuole provarla, perché io la compro da anni, anche quando ero onnivora, ed è molto molto buona. Mi piace sia in purezza, quindi il quadratino di cioccolato mangiato così, oppure per preparare delle creme, dei dolci, dei muffin, all'interno per esempio grattugiata in scaglie, messa all'interno di un gelato, oppure semplicemente sciolto il creare una sorta cioccolato, di ganache al di sopra di una colazione, di un dolce, cheesecake, insomma, quello che preferite. Molto valida. Ci deve essere un suricillo che se mangia bene o male, che io ne compro sempre due o tre tavolette. Un suricillo. Ah, aspettate, mi sono ricordata che all'interno del surgelatore ho del caffè freddo. Aspettate. Ecco, caffè freddo e un pezzettino di cioccolata. All'interno di un mixer vado a mettere 230-240 più o meno, questa è la quantità di piselli. Io sto utilizzando i piselli surgelati. Ok, voi utilizzate quelli che preferite, quelli che avete in casa, ma diciamo per una questione soprattutto di gusto io preferisco quelli surgelati. E vado ad aggiungere anche un pezzetto di cipolla. Questa è cipolla fresca già ratana. All'interno andiamo ad aggiungere sale e pepe. Se le dovessero mangiare dei bambini, evitate. Il pizzico di sale. Vado a mettere anche della paprika, in questo caso paprika dolce. Io amo la paprika, la metterei praticamente ovunque. Adesso andiamo a frullare, poi vediamo se c'è bisogno di aggiungere del pangrattato, farina di ceci, insomma, vediamo. Ripuliamo i bordi. Mamma mia, che profumo! Consistenza, vedete, è un po' granuloso, non vi preoccupate perché deve essere proprio così. Lo mettiamo all'interno di una ciotola. Come
come ho detto prima, abbiamo diverse opzioni. Possiamo aggiungere del pane, quindi della mollica, possiamo aggiungere del pan grattato, possiamo aggiungere della farina di ceci, della farina di riso, insomma abbiamo diverse alternative. In questo caso io andrò ad utilizzare all'interno del legume un cucchiaio di farina di ceci. Vado piano piano, come si suol dire a Napoli, cuoncio cuoncio, perché magari se ne aggiungessi troppo l'impasto risulterebbe troppo, come dire, troppo denso, quindi troppo secco. Vado ad aggiungere un cucchiaio, così più o meno, di farina di ceci. Vediamo quanto riesce ad assorbire l'umidità del composto. Vedete che già dopo l'utilizzo di un solo cucchiaio il composto è già più sodo. Andiamo ad aggiungerne un altro. Ho deciso di aggiungere, anziché un terzo cucchiaio di farina di ceci, un cucchiaio di farina di riso. Io utilizzo questa e mi trovo molto bene, la farina di riso biologica della Coop. Voi utilizzate quello che avete in casa. Questa è la consistenza perfetta, adesso cerco di farvelo vedere. Guardate come si compatta. Adesso formiamo dei mini burger e li andiamo a panare, anziché col pan grattato, con i cornflakes. Se non avete i cornflakes potete utilizzare il classico pan grattato oppure il panko. Spesso ve l'ho mostrato anche nei vari video svuota la spesa. Non le faccio troppo grandi, vi faccio vedere come si come è malleabile il composto. Guardate, potete fare sia delle polpette, guardate, non si attacca l'impasto alle mani. Potete fare sia delle polpettine oppure dei mini burger. Questa è anche un'idea furba per far mangiare le verdure barra i legumi, in questo caso i legumi, ai bambini. Poi con i cornflakes, forse li dovevo tritare maggiormente. No, vanno bene così. Li andiamo a mettere al di sopra della pirofila. Nel mentre ho acceso la friggitrice ad aria con il primo programma di preriscaldamento, dopodiché andrò a cuocere le polpettine, vabbè, burger di piselli con il programma friggitrice ad aria, quindi air fryer, il programma le cuoce più o meno in 9-10 minuti. Fate attenzione perché sono delicate, a circa metà della cottura rigiratele,
Potete metterle anche nel forno, vi consiglio il forno ventilato, all'incirca per un 15 minuti sui 160 gradi. Anche lì, soprattutto in forno, fate attenzione. L'ultimo minuto barra 2 minuti potete andare di grill. Potete fare anche la stessa cosa con la friggitrice ad aria. Dimenticavo, potete metterle sia in forno che in friggitrice ad aria senza nessun tipo di olio, soprattutto se vicino volete andare ad aggiungere, che so, un'insalata o delle verdure crude, oppure potete spruzzare, rogare un po' di olio Evo. Vedete voi come volete fare. Ovviamente mettendo un goccino di olio berrà una consistenza più croccante, soprattutto in superficie. Comunque hanno veramente una bella faccia. Adesso sono pronte e le andiamo a mettere. Guardate, mamma mia, che meraviglia! Alla fine ho eseguito il programma grill solo per 1 minuto, perché altrimenti si bruciano le polpette, si bruciano soprattutto i cornflakes. Ok, vicino alle polpette andrò a preparare, assemblare una semplicissima, banalissima insalata. Ho la misticanza e ho un residuo di rucola. Ho Allora, è vero che non dovevo cucinare, ma in friggitrice ad aria 10 minuti non costa nulla. Il profumo è pazzesco, guardate, sono super croccanti. Aspettate che prendo il coltello così ve lo faccio sentire, il crack. No, ma guardate che verde intenso, vediamo se si sente. Si sente? Sì, sono belle scrocchiarelle, ma al punto giusto. Sono scrocchiarelle, ma dal cuore morbido. Andrò ad accompagnare le polpette di legumi, in questo caso di piselli, ad una ricca insalata misticanza, che tanto ricca non sarà, perché la condirò semplicemente con un filo di olio Evo o olio di lino, un pizzico di sale e un po' di limone. Perché Melania? Perché mi sfastidi, cucina. Già è assai che ho fatto i burger di piselli. Vabbè, spero di essere stata una buona compagnia, perché no, se siete riusciti, barra riusciti a prendere spunto per qualche ricetta, sono ben lieta e felice di essere stata d'aiuto. Abbiate pietà, ma questo è un canale di verità. Un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli, Made in Sud.